sei piccola non vedi oddio sono carina, oddio sono bella, non vedi neanche in realtà quelle che sono le persone che ti stanno intorno, cioè vedi, dato che sei una bambina, vedi tutti uguali, capito? Non noti le differenze che poi purtroppo nel tempo con crescendo eccetera incominci invece sempre di più a vedere. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Come potete notare, ragazzi, c'è qui una ragazza che si chiama Eugenia, che è qui con noi e ci parlerà un po' della sua storia e di perché ha deciso di intraprendere questo percorso sul web. Perché, per chi non lo sapesse, Eugenia, a.k.a. Gin sui social, Gin, giusto? Ecco, Gin, sì, assolutamente. Ha un canale YouTube che ha aperto da poco. Yes. Ma ha una pagina Instagram super super cool. Lascerò ovviamente i suoi link sul box in descrizione. E poi alla fine di questo video, se avrete delle domande da fare a lei qua sotto, proprio nei suoi social, sono disposta a rispondere. Perfetto, diciamo così. Raccontaci un po' di te. Allora, dove partiamo? Partiamo da, appunto, dal mio nome, come ha già detto Loretta, mi chiamo Eugenia e per chi non lo sapesse vivo a Milano e ho 20 anni. Mm-hmm. Da quando ho 4 anni, più o meno, ho incominciato a perdere i capelli in modo, diciamo, abbastanza veloce, perché più o meno si vanno a perdere le ciocche di capelli in modo molto rapido, intorno alle 2 settimane già tutti quei meravigliosi capelli che avevi durante appunto i tuoi primi 4 anni di vita finiscono sul pavimento. E niente, diciamo che appunto avendo 4 anni non mi rendevo molto conto di quello che stava accadendo. Giustamente, perché una bambina di 4 anni probabilmente non sa quasi neanche cosa siano i capelli e che cosa poi possono provocare nella vita. Non ho mai sofferto particolarmente di questa cosa, perché è stata una cosa molto naturale per me. Infatti dico sempre ai miei amici che probabilmente sarebbe una cosa assurda se questi capelli in un domani mi dovessero ricrescere. Quella forse sarebbe il mio trauma più grande. Ok, ma allora per chi ci sta guardando e non conosce questa patologia, spieghiamo come si chiama. Allora, questa, già, vero, ho dimenticato il punto cruciale. Si chiama alopecia areata ed è una malattia legata al sistema immunitario. Ok, quindi non sei in uno status finale di morte, di esatto. No, grazie a Dio no. È una malattia che, diciamo, colpisce maggiormente le persone da un punto di vista estetico. Quello è forse quello che causa i problemi più grandi per la persona. Se magari una persona non è molto forte, può causare gravi problemi da un punto di vista sociale, quindi nelle relazioni con le persone, e anche appunto da un punto di vista di autostima, chiaramente, perché quella purtroppo è una cosa che devi cercare di costruirti e non è molto facile, insomma, da costruire in un modo solido, per cui dipende molto dalle persone. Infatti io sono qua a portare la mia esperienza, ma molte persone che io comunque con cui ho parlato e che hanno la mia stessa patologia la vivono in maniera magari opposta, totalmente diversa, magari mettendosi sempre delle parrucche, oppure ragazze che invece vanno sempre in giro senza niente e che anche loro comunque l'hanno sempre vissuta come una cosa molto molto naturale, ecco, diciamo così. E per quanto riguarda sempre quello di cui parlavamo prima, cioè che non è una malattia che ti porta a, insomma, delle cose molto gravi, è una malattia detta in modo molto, scusate medici se qualcuno sta guardando questo video, però è una malattia che cambia la funzione degli anticorpi, quindi gli anticorpi non sono più lì per proteggerti ma per andarti contro, e appunto colpiscono tutti i bulbi dei capelli, tutti o non tutti, perché ci sono ragazze e ragazzi, poverine, che li lasciamo sempre a casa, ma ci sono ragazzi che hanno l'alopecia solo in alcune parti della testa e per cui si trovano, diciamo, a chiazze, quindi con qualche ciuffetto qua e là. Ok. E basta, direi, questa è un po' quella che è la malattia. Ok, quindi tu da piccola hai detto che non hai notato, quasi non ti sei accorta di questo cambiamento. No, non mi sono quasi accorta di questo cambiamento perché appunto ero piccola. Quindi quando sei piccola non vedi oddio sono carina, oddio sono bella, non vedi neanche in realtà quelle che sono le persone che ti stanno intorno. Cioè vedi, dato che sei una bambina, vedi tutti uguali, capito? Non noti le differenze che poi purtroppo nel tempo con crescendo eccetera incominci invece sempre di più
a vedere. E quella forse che ha notato invece più, no, quelli che hanno notato più questo mio problema sono stati chiaramente i miei genitori, specialmente mia mamma, perché anche mia mamma soffre di questa patologia, anche lei da quando aveva 4 anni, infatti poi si è scoperto negli anni, anche se lei al tempo non lo sapeva, che è una malattia ereditaria, perché poi il sistema immunitario è tutto collegato, tutte le malattie del sistema immunitario, asma, la tiroide, tutto sono collegate. Uh-huh. E mia mamma è quella che forse ha sofferto di più, perché ha dovuto rivivere, proprio però da un punto di vista pratico, quella che era la malattia, perché anche lei quando aveva 4 anni non ha dei ricordi. Per cui riviverla è stata rivivere, anzi vivere forse per la prima volta, quello che non ha mai vissuto sulla sua pelle. Scusate il gioco di parole, è un po' complicato. Però in realtà è stato questo. Ovviamente anche per mio papà non è stato facile, perché non sapeva che potesse essere ereditario, quindi non l'avrebbe mai detto. Poi mio papà non ha niente contro questa cosa, quindi non è che ci ha sofferto perché aveva la figlia senza capelli, anche perché la moglie senza capelli se l'è scelta, per cui diciamo sarebbe un paradosso dire il contrario. Però appunto ci ha sofferto perché è stata una cosa improvvisa che diciamo non si aspettava nessuno. Certo. E quindi no, invece mio fratello, sempre parlando di famiglia, vabbè, ha vissuto sempre con me, abbiamo un rapporto strepitoso, quindi lui proprio anzi. Spesso invece non si accorge di alcune situazioni che magari a me e mia mamma possono mettere in imbarazzo, perché lui è come se non notasse questa cosa, è come se per lui noi abbiamo una chioma di capelli lunga fino al pavimento, e quindi per lui è una cosa molto 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 naturale. Anzi, spesso dai miei comportamenti, dai miei atteggiamenti che ho insomma con le persone, lui ne trae anche ispirazione, se così possiamo dire, in modo molto così, un po' esagerato, però insomma si ispira a come sono fatta e a quello che sono con le altre persone. Ok, allora quando eri all'asilo, yes, hai accennato al fatto che i tuoi compagni, ecco, di giochi, yes, non notavano questa cosa. No, infatti c'è stato un episodio che per me è stato pazzesco, lì mi ha fatto proprio riflettere. Ma non mi ricordo in realtà quanto tempo fa, ma un pochino, mi diceva che questo mio carissimo amico che conosco da una vita, aveva detto alla sua mamma, chiaramente quando eravamo più piccoli, e la sua mamma magari gli aveva un po' parlato di me, insomma, del motivo per il quale magari non avevo i capelli così, lui è caduto dal pero, nel senso che non... Cioè è come se non si fosse mai accorto di quello che io in realtà ero da un punto di vista sempre estetico. Quindi i bambini proprio nella loro ingenuità, ma anche in realtà nella loro purezza, non si accorgono di queste cose, e quella è una cosa secondo me bellissima da pensare, perché noi adulti, insomma ragazzi, quello che siamo, dovremmo un attimo guardare i bambini e capire che sono, cioè, loro sono gli occhi della verità, e che quindi non c'è bisogno di farsi tutti questi problemi davanti a cose che infatti non esistono assolutamente. E quindi sì, è stato proprio pazzesco, devo dire. Quindi non hai mai avuto, anche durante il periodo scolastico, episodi di spiacevoli? Bullismo. E allora, magari alle spalle, figurati, alle spalle ci sarà stato sicuramente un commento. Però secondo me, magari anche lì nella mia ingenuità, magari erano solo dei commenti tipo guarda quella ragazza, perché in effetti sono alta, non so, 2 metri di altezza. Vedi comunque questa ragazza super spenny, che comunque si nota già a prescindere dal non avere i capelli. Uh-huh. Poi vedi questo tondino qui, e quindi fa una certa impressione per alcuni, positiva sia negativa, perché... Ma tu sei altissima, quanto sei alta? Io 1,78, diciamo. Sì, sono molto alta. E quindi diciamo che mi si nota. Con questa cosa dei capelli mi si nota ancora di più, infatti non posso passare inosservata. Però questa cosa secondo me gioca, come in tutte le cose, gioca sia un fatto positivo, perché nel senso essere sempre notati da una parte ci sta in alcune occasioni, in altre è assolutamente scomoda, tipo non so, all'università che non so, magari sei a una lezione e devi uscire,
il professore si ricorda benissimo quando esci, quando non esci, se ci sei, se non ci sei, perché comunque ti si vede subito, cioè anche se c'è una marea di gente, c'è il pallino lì, che sono io, che comunque si nota subito. E quindi niente, un po' così la cosa, però di grandi offese, di grandi insulti, face to face, quindi figuriamoci, però neanche sui social, come appunto ti dicevo prima, a Loretta, scusate, come dicevo prima a Loretta, non ci sono stati questi problemi per ora, poi figurati, arriveranno. Speriamo di no, speriamo che non arriveranno. Di no, però mai dire mai, ecco, mai dire mai. Allora, chiediamo ai membri della community, perché sono sicura magari che c'è qualche persona che ci guarda o che ci guarderà che non fa parte della community, che inizierà a farne parte, se hanno magari persone che hanno questa patologia o che hanno proprio, vivono loro in prima persona, se hanno ricevuto magari delle battutine, delle cose, come le hanno affrontate, perché nel caso di Jean non ci sono, grazie al cielo, esperienze che ha vissuto, però magari c'è qualcuno della community che può aver vissuto questa cosa in prima persona, oppure averla vissuta attraverso altri amici. E se ci sono ovviamente delle persone che hanno domande, o comunque che vogliono confrontare le esperienze, semplicemente, che anche quello è molto utile, sanno dove siamo. Sì, possono chiedere a Jean qualsiasi cosa. Poi ovviamente faccio questo video anche per le persone che non per forza devono avere la lupeccia, ragazzi. Anche perché, come dicevamo prima, è una malattia che colpisce molto da un punto di vista estetico, e quindi in realtà può essere collegata a tante altre, ma non solo malattie, comunque tanti altri problemi che le persone, soprattutto comunque con la società di oggi e tutti sti social, tutta sta perfezione che gira ovunque, si stanno creando, perché comunque appunto l'alopecia può causare dei problemi alla persona, ma come può causarli, una cicatrice che uno ha sulla fronte, quindi è sempre un fatto di apparire alle altre persone, certo, o avere qualche chiletto in più, o tantissime cose. Se fossi qui a elencarle tutte finiremmo domani, quindi mi fermo qua. Però insomma, di problemi legati a quello che è l'estetica, e quindi l'apparire alle persone, ce ne sono un botto. E quindi secondo me il raccontare questa esperienza può essere utile un po' per tutti, non solo per chi appunto ha questo genere di malattia. Pensi che tua madre magari in qualche modo inconsciamente abbia influito su questa? Perché tu sei una ragazza molto sicura, noi ci siamo conosciute prima, perché le persone della community magari non lo sanno, però quando chiedo agli ospiti di Diversity di partecipare a questa rubrica, cerco sempre di conoscere prima la persona e vedere se c'è un click dal punto di vista umano. Esatto. E niente, tu ovviamente mi hai già detto delle cose, ma le persone non le sanno, quindi io ti faccio le stesse domande. Ecco, vorrei sapere se per caso la presenza di tua madre possa aver influito positivamente nel tuo carattere, perché sei una ragazza molto molto forte, e in più se questo tuo atteggiamento possa aver in qualche modo ispirato tua mamma, perché oggi siamo in una società in cui ci sono tanti punti di riferimento. Tu magari non lo sai, può essere un punto di riferimento per tutte le 40.000 persone che ti seguono, ok? Certo. Però quando era più giovane tua mamma, i social non c'erano. No. Quindi io non so. E tra l'altro lei abitava anche in un paesino che non è niente in confronto a... Abitava a Ferrara, quindi è nata in un clima molto chiuso, soprattutto non solo come paesino in sé, ma perché proprio Ferrara è tutto un ambiente al tempo un po' aristocratico, un po' di famiglie comunque di un certo tipo, per cui questo fatto dell'alopecia non era vissuto benissimo, anche perché i casi di alopecia al tempo erano minori, quindi mia mamma sì, l'ha vissuto proprio in un'altra ottica. Ok. Assolutamente. E quindi, per tornare alla tua domanda invece, secondo me sicuramente da un punto di vista anche solo inconscio ha aiutato, perché
comunque vedere sempre in casa una persona che è come te nella sua difficoltà, quindi non come te sul colore degli occhi, ma come te per un qualcosa invece di più, insomma, di più importante, secondo me sicuramente ha aiutato. Certo. Sicuramente. Poi io e mia mamma abbiamo due caratteri molto, molto differenti, quindi abbiamo affrontato appunto sia per luogo di nascita, sia per famiglia alle spalle, sia per personalità propria barra carattere, abbiamo vissuto in modo molto 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 diverso, per cui è stato anche interessante, magari anche quando parlavamo così, scambiarci le nostre esperienze, le nostre idee, i nostri vissuti, anche perché in realtà i momenti di difficoltà che si può, perché ci sono anche quelli, adesso io parlo, ma ovviamente ci sono anche i momenti di difficoltà, sono comuni, e quindi proprio in quei momenti ci si può ridere sopra semplicemente perché magari è capitata anche all'altra, oppure non so, ci si può appunto supportare. Quindi sicuramente a livello inconscio quando ero più piccola, perché vedevo appunto sempre lei in quel modo, e invece adesso da un punto di vista di raccontarsi, di esprimere insomma quello che è successo ad entrambe, sicuramente è una cosa che comunque nel complesso ha aiutato, quello è sicuro. E tra l'altro i miei genitori comunque mi sono stati molto vicini fin da subito per cercare di affrontare al momento questo problema, perché fin da quando li ho persi mi hanno mandata, diciamo, da questa... tipo, è una psicologa però per bambini, esistono psicologi per bambini e psicologi invece per adulti. E quindi diciamo che anche quello, sempre a livello inconscio, perché appunto ero piccola, quindi andavo lì e dagli psicologi dei bambini non vai presentando i tuoi problemi, anche perché in realtà non sai di averli. Certo. Per cui non è che andavo lì e dicevo, sai, ieri ho perso i capelli e mi sento male, mi sento bene. No, tu vai lì e tramite il gioco, tramite... il disegno, tramite una semplice chiacchierata o delle domande che la dottoressa appunto ti faceva, la psicologa, scusate, era un aiuto, quindi la psicologa, come tutti i psicologi, ti danno i mezzi per superare qualcosa che magari fai fatica a superare da solo. Mm-hmm. E lì sono stata, non vorrei dire tipo una cavolata, ma secondo me anche 6 anni sono andata. E i miei genitori, comunque, dato che io non lo posso sapere, i miei genitori mi dicono che mi ha aiutato sicuramente. E quindi se sono quella che sono oggi e se mi vivo la mia patologia in questo modo, è sicuramente appunto grazie ai miei genitori, grazie a questa dottoressa e grazie, vabbè, anche a me, diciamoci anche un po' di auto ringraziamento, no? Sicuramente anche grazie a modo in cui sono fatta. È stato un lavoro di squadra e diciamo che sono soddisfatta di quello che poi è, di quello a cui poi si è arrivati, diciamo così. E vedo che comunque anche i miei amici o le persone con cui parlo sui social sono contenti di quello che nel tempo si è costruito, perché mi dicono che magari anche lì per altri problemi che loro hanno li riesco ad aiutare anche solo con le mie stories, in cui in realtà parlo di niente, con semplicemente magari la mia presenza. Mm-hmm. E quindi è una cosa che questo mi ha resa comunque orgogliosa nel mio piccolissimo, per aiutare comunque chi invece non è riuscita ad avere o tutti questi aiuti o questa personalità comunque abbastanza forte. Per cui no, sono, diciamo, soddisfatta di dove siamo e di quello comunque che riesco a dare agli altri. Dal punto di vista personale? Salutare, perché hai detto che nuoce al sistema immunitario? Sì, no, non proprio, nel senso che è una malattia che è legata al sistema immunitario. Ok, cosa succede? Per esempio, perché prima hai detto che ci sono delle cose di cui puoi parlare con tua mamma che lei ha già vissuto e magari ne discutete. Sì. Quali sono le cose più ricorrenti che una persona con l'alopecia riscontra dal punto di vista di problematiche? Fisico? Sì, ah, fisico, no, okay. No, non per forza negativo. Cioè delle cose, perché per esempio mi ricordo che mi hai detto che tu spesso le mani fredde. Sì, questo sì, e non tutte le persone che hanno l'alopecia hanno le mani fredde, però sempre col fatto che è una malattia legata al sistema immunitario,
il sistema immunitario tira altre malattie del sistema immunitario. Quindi, non so, per esempio mia mamma, come vabbè in realtà molte altre donne, ha dei problemi alla tiroide, sempre perché è legato al sistema immunitario. Infatti si pensa che lei abbia preso, possa aver preso l'alopecia da un'altra malattia che aveva mia nonna, che è l'asma, che è sempre legata al sistema immunitario. Quindi tutto un loop pazzesco. E infatti, dato che io ho sempre le mani fredde, anche i piedi, sempre tutto quello che è legato, diciamo, alla periferia del corpo, si pensava che potesse essere quest'altra sindrome che si chiama sindrome di Raynaud, spero di averla pronunciata in modo corretto, che è una sindrome che è sempre legata al sistema immunitario e che causa appunto questi problemi. Poi ho fatto le varie visite, varie cose, e grazie a Dio non è risultato niente. Dico grazie a Dio perché lì bisognerebbe prendere una pillola ogni giorno, quindi insomma diventerebbe un po' scomodo semplicemente. Certo. Però sì, ci possono essere queste cose, è tutto un po', in realtà tutto il corpo è un po' legato. E magari uno ha male alla schiena, ma parte dal piede, parte dall'altra parte. Quindi purtroppo noi non è che ci conosciamo molto bene da un punto di vista organico, e quindi non è facile, insomma, conoscere tutte queste cose. Io col tempo, appunto, sia grazie alla alopecia, sia semplicemente, ma sono una abbastanza curiosa comunque dal punto di vista scientifico, qui appunto del corpo, quindi magari quando vado a fare le visite mediche così chiedo sempre ai medici, boh, così, ma anche delle domande stupidissime che appunto per loro sono stupide, per me no, perché non ho mai studiato niente di tutto questo. Ho scoperto che tante malattie, tanti problemi sono legati a cose che non c'entrano niente con la malattia che hai in quel preciso momento, quindi... Okay. E questa per esempio è una di quelle, appunto, questa cosa dell'alopecia. E le varie esperienze di cui discutevamo prima, cioè non so, che appunto mia mamma mi supporta, io supporto lei, possono essere le più cavolate, tipo, non so, magari quando ero più piccola qualche anno fa, che mi facevo un po' di problemi, tipo, non so, io vado sempre in Sardegna durante l'estate, quindi abbiamo la barca e quindi magari andavamo lì con gli amici, eccetera, facevamo i tuffi, la prima cosa che parte con i tuffi, beh, le ragazze parte magari anche il costumino sotto, comunque quando ti tuffi, anzi sale tutto, quindi no, il pezzo sopra del costume. I problemi che mi facevo maggiormente erano il fatto che potesse partire la fascia, perché tuffandoti va via ovviamente. Quindi magari anche quando ero, appunto, anni fa, che avevo questi tipi di problemi o comunque di pensieri a cui uno sempre lì a riflettere, potevo magari parlarne con mia mamma, anche se lei ha sempre indossato la parrucca, non, in realtà non per scelta sua, perché i suoi genitori, appunto, come già dicevo prima, non l'hanno proprio lasciata libera di vivere questa sua malattia in un modo molto tranquillo, ma l'hanno sempre obbligata a mettere appunto sta parrucca. Quindi lei in realtà i grandi problemi li aveva quando doveva andare, non so, al mare e aveva questa parrucca, quindi o non mettevi la testa giù o non mettevi la testa giù, e quindi quello in effetti causava problemi belli tosti. Il mio problema appunto era che mi sentivo comunque un po' in imbarazzo quando mi tuffavo magari e scivolava via. Oppure altri problemi, io parlo sempre di cose comunque che appunto possono colpire, ma da un punto di vista oggettivo non sono così gravi come possono essere molti altri, non so, anche con i fidanzati. Comunque mia mamma conosceva i fidanzati con la parrucca, quindi come glielo dici che poi quella lì è una parrucca? Cioè è una roba proprio, comunque io vado in giro e la gente mi vede e sa che io non ho i capelli. È diverso invece conoscerti, piacere a una persona per esteticamente, quindi con sto capello biondo, e poi gli devi dire guarda che sotto sto capello biondo non c'è proprio niente. Quindi anche quella è una difficoltà in più, ma poteva essere una difficoltà in più anche io, per esempio, tengo la fascia in realtà quasi sempre, sia perché all'inizio facevo questa cura, che era una lozione a base di acido ialuronico, se non erro, perché ero piccola, e questa lozione praticamente dovevo applicarla ogni giorno
e non potevo prendere il sole a causa di questa, e per cui dovevo sempre mettere qualcosa in testa, okay, d'estate, perché il sole c'è d'estate. D'inverno fa un freddo cane e la maggior parte del calore viene dalla testa, per cui ovviamente la mettevo anche d'inverno, anche per questo motivo. Poi vabbè, qualche volta i capelli mi sono ricresciuti cortissimi, altre volte mi cresceva il fatidico ciuffettino del cavolo qua, per cui poi magari invece stavo anche senza, eccetera, anche se appunto era proprio antiestetico dal punto di vista personale, nel senso che era veramente terribile, ma vabbè, ero piccola quindi non ci facevo troppo caso. Diciamo che era appunto un... non so come dire, era proprio un mio modo di essere, indossare, cioè col tempo è diventato un mio modo di, un mio fatto estetico, un mio fatto di look, indossare sempre queste fasce di mille colori diversi, perché a casa non so esattamente quante ne ho, ma ne ho tante. E per cui è nato da forse il fatto appunto della cura, però poi si è evoluto con un... con un piacere personale di style, diciamo così. Sì, perché tu sei appassionata anche di moda, eh? Sì, ragazzi, voi non lo sapete, ma questo ha un gusto incredibile in termini di fashion. Ah, Loretta è troppo gentile, no, non ascoltate. Non è vero, andatela a vedere, ragazzi. Anzi, se riesco, magari mentre parlo qui con voi faccio vedere un po' di foto che hanno colpito a me particolarmente, se mi dai il permesso. Certo. Perché non si sa mai, adesso con l'articolo 13 vedremo. Madonna, hai ragione. Ecco, quindi... sì, quindi anche se siete appassionati di moda, lei secondo me è un bel input. Thank è un you. Bel una bella pagina da cui prendere ispirazione. Poi è una color tutta particolare, sei proprio brava. Grazie. Like you. Niente, la verità. Quindi tu ovviamente hai detto che non hai problemi rispetto magari alla tua mamma, che invece ha vissuto la malattia in modo molto, molto differente, quello, e secondo me infatti l'ho inconsciamente anche lì aiutata con il mio modo di approcciare comunque la malattia, perché appunto è un approccio molto, molto differente, per cui anche lei da una bambina comunque piccolissima ha saputo apprendere comunque delle cose che lei non aveva mai vissuto e non ha mai potuto vivere nel modo in cui l'ho vissuta io. Per cui cioè noi due siamo proprio l'emblema di due generazioni comunque che vivono la stessa patologia, tra l'altro nella stessa casa, quindi è una cosa anche lì stranissima, perché quando magari giriamo, perché mia mamma indossa sempre la parrucca d'inverno, d'estate invece no, perché fa un caldo pazzesco, per cui vedi comunque le espressioni delle persone quando vedono ste due che girano per ste spiagge, cioè sembriamo due marziane sicuramente, ma... proprio, insomma, mi ricordo anche quando sono andata in Sicilia, mi ricordo che era una cosa, forse è stato proprio il posto in cui mi guardavano di più. Davvero? Ma una cosa assurda, io proprio giravo al bar, per strada, in albergo, ovunque, e c'era proprio la gente che proprio si girava e diceva, ma che cavolo, che vedeva appunto me e lei senza niente. E quindi, insomma, faceva un certo effetto. Lì si vedeva proprio la grande differenza che c'è tra una metropoli, che può essere Milano, dove ti guardano comunque, però non in quel modo, e un paesino che poteva essere quello siculo. Quello è stato strano. Infatti, come un'altra cosa assurda, vai in America, ti fila nessuno, quindi... Ma guarda che allora lo staring, il fissare le persone è proprio una cosa italiana. Proprio io ho tanti italiana. Amici che vivono all'estero che mi hanno proprio parlato della differenza delle persone. In Italia ti fissano tutti, ti squadrano, ti guardano le scarpe, ti guardano se c'è qualcosa qualsiasi di particolare. Cosa. Sì, invece all'estero non è consuetudine fissare le persone, perché viene proprio percepito come un atteggiamento poco educato. Sì. Esatto. Quindi, allora, una cosa che a me incuriosisce tantissimo sono le domande ricorrenti che le persone ti fanno, oppure magari delle frasi che ti dicono, perché sono sicura che ce ne saranno di cose che magari fanno, ti chiedono, ti dicono. Sì, vabbè, la più ricorrente è che cos'hai, perché ovviamente uno magari arriva sulla pagina, non mi conosce, vede comunque questa ragazza che da sempre, perché se scorri le foto sono tutte così, cioè non ce n'è una in cui abbia capelli se non con una parrucca o altre cose,
ovviamente la gente è incuriosita e per cui ti chiede che cos'hai. Mm-hmm. Poi io rispondo sempre senza problemi, nel senso che poi se uno magari becca qualche video, qualche foto, c'è cioè magari anche scritto sotto qualcosa della mia storia, eccetera. Poi adesso appunto col fatto che ho aperto YouTube, l'ho aperto anche per questo, cioè forse soprattutto per questo motivo, cioè per cercare un attimo di sensibilizzare la gente, cercare di far capire che non c'è bisogno di guardare, non c'è bisogno di chiedere fare domande piuttosto inopportune, eccetera, cioè di svegliarsi un attimo, diciamo così, perché appunto la società di oggi è piuttosto indietro, secondo me, da questo punto di vista. E appunto, tornando alle domande, la prima è che sicuramente che cos'hai. Quelle che invece possono essere più sempre frequenti, però un mix tra domanda e invece affermazione, sono delle magari alcune ragazze che mi chiedono come fai ad affrontare comunque la malattia in questo modo e come fai a essere così sicura di te, dato che io, che ho anche lì una chioma pazzesca e tutto quello che posso avere, non ho magari la forza o comunque il mood che hai tu. Questa forse è un'altra delle domande più ricorrenti. Altre domande? Beh, una ragazza mi aveva stupito, però questo un sacco di anni fa, però appunto me lo ricordo ancora benissimo, mi scrisse perché voleva dei consigli, anche lei aveva l'alopecia, però portava la parrucca e anche lei si era fidanzata con questo ragazzo e aveva riscontrato dei problemi con lui perché appunto lei ha dovuto dire che comunque lei non era quello che comunque si vedeva, cioè questa parrucca, ma lei era un'altra ragazza dal punto di vista sempre estetico. E lei mi aveva raccontato che lui l'aveva presa malissimo e che addirittura proprio l'aveva, non dico denigrata perché mi sembrava forse un po' eccessivo, però cioè lei ci era proprio rimasta male perché questo ragazzo aveva lasciata per questo motivo. No, infatti è una cosa che... E quindi io in realtà mi sono trovata un po' in difficoltà a risponderle, perché le ho risposto, ma mi sono trovata in difficoltà perché... Cioè, dato uno mi sembrava una cosa tipo assurda, cioè uno dice ma veramente... E poi, dato che a me appunto non era mai capitato, in realtà non pensavo neanche potesse capitare, cioè non pensavo ci fosse la gente veramente così stupida, dici cavolo, io cosa le dico? Perché comunque in un certo modo ti senti responsabile di quello che dici alle persone tramite i social, che tu abbia 100 persone che ti ascoltano, che tu ne abbia 10.000, ovviamente con 10.000 devi essere ancora più consapevole di quello che dici, però comunque sono sempre 100 persone a cui stai dicendo comunque qualcosa, a cui stai consigliando un modo di fare, un modo di essere, per cui devi sempre sentirti un po' responsabile. E quindi con lei è stata forse la prima volta in cui mi sono trovata appunto un po' in difficoltà, perché era una situazione comunque molto delicata, per cui lei appunto soffriva, ma ovviamente chi non ci avrebbe sofferto, e che non mi era mai capitata. Per cui lei mi ha aperto anche tutta una parte di mondo che io non mi sarei tipo mai immaginata. Questa ragazza, se ti ricordi di dov'era? Di dov'è? Sai che no. Non te lo ricordi? No. Ma è successo proprio tanti anni fa, secondo me anche tipo 4-5. 4-5, sì. Secondo me anche 5. Proprio tanti. Non mi ricordo dove, però mi ricordo che non era tipo una grande città, quindi forse c'era anche un po' di ignoranza, nel senso, non in senso cattivo, ma in senso di non conoscenza. Esatto, di non conoscere la patologia. Esatto, che in realtà è quello il grande problema, perché come anche quando giro per strada e la gente ti ferma o ti fissa o ti ferma e ti chiede appunto che cos'hai, oppure addirittura c'è della gente che, anche lì evitiamo di fare queste cose, che ti ferma e non so, ti fa tipo un in bocca al lupo, perché ovviamente l'alopecia è una... Dato che gli effetti dell'alopecia sono la perdita dei capelli, ovviamente viene molto associata a quella che può essere la chemioterapia per il tumore. Per cui ogni volta che comunque uno gira, cioè uno nel senso uno che ha l'alopecia, gira e le persone ti fermano, ti fanno delle a me hanno fatto delle domande scomodissime, tipo... Poi appunto io non sono una che si fa tanti problemi, però... Non oso immaginare persone che si fanno invece un po' di problemi, ma forse anche giustamente, perché a questi livelli bisogna farseli, di gente che ti dice, ah cavolo, con una faccia che è proprio una pietà terribile, che ti dice, cavolo, in bocca al lupo, in bocca al lupo per la tua vita. E tu mi dici, ma scusami, ma stai scherzando o sei serio? Perché voglio dire, un minimo, anche un po' di tatto, perché poi magari becchi veramente la ragazza
che ha un tumore, che quindi sta cercando di superare questo bel problema, si trova questo cretino che uno non conosci, due ma che cosa vuoi dalla mia vita, fatti gli affari tuoi, che ti viene a dire in bocca al lupo, poi per cosa, che me frega del tuo in bocca al lupo. Poi magari uno lo vuole fare anche con, non so, con piacere o comunque per, non so come dire, lo vuole fare con gentilezza, però purtroppo la gentilezza alcune volte tenetevela a casa, evitate. Sì, perché guarda che la troppa gentilezza secondo me può sfociare nell'indiscrezione. Sì, a totale, proprio in un modo, poi soprattutto su dei temi comunque così importanti, così che possono essere comunque molto sensibili per la persona. Per cui sì, invece c'è gente che proprio fa così. E un'altra roba brutta che secondo me può causare, brutta nel senso anche lì non troppo brutta però, che può causare questa patologia, è che magari uno, non so, ti fa, ma uno, ma che può essere un ragazzo, comunque qualsiasi persona, ti fa un complimento, ma tu non sai mai se quella persona ti fa il complimento perché pensa veramente, per esempio, che tu sia bella, o se te lo fa tipo per farti sentire un po' meglio dato che non hai capelli. Capito? Ah, sì, okay. E questa è una roba che in effetti ti fa, oppure anche lì, comunque, dato che l'alopecia colpisce molto da un punto di vista estetico le ragazze, perché poi anche i ragazzi, nulla a togliere, però è più normale vedere un ragazzo rasato a zero piuttosto che vedere una ragazza anche rasata a zero o comunque senza niente. Per cui, anche immergendomi comunque nel mondo femminile, vabbè, che appunto è il mio, se magari una ragazza va in giro, entra in un bar o in una discoteca e vede comunque che un ragazzo la guarda, qualsiasi ragazza con i capelli direbbe: ah, guarda che figo, mi guarda perché sono bella, perché comunque trova attrazione nei miei confronti. E invece noi ragazze, almeno io parlo per me, con appunto l'alopecia, non sappiamo mai se la persona ti guarda per quel motivo o per: ah cavolo, guarda, non hai capelli. Per cui anche questa è una cosa un po' scomoda, perché poi tutti i tuoi amici ti dicono: ma no, guarda che ti guardano perché sei bella, ovviamente. Però tu non saprai mai fino in fondo se ti guardano davvero per quello o se ti guardano invece per un altro motivo. Quindi anche questo è un po' scomoda come cosa. Però appunto sono tutte cose su cui uno secondo me ci può passare su. Cioè molto molto molto, ci sono cose peggiori, ecco, sicuramente ci si passa sopra, e anzi si cerca di prendere queste cose nel modo più positivo possibile, perché io lo dico sempre: se non avessi avuto questa cosa io non sarei la persona che sono. Per cui in realtà io ringrazio di aver avuto questa mia patologia, perché mi ha permesso di sviluppare delle mie caratteristiche che al momento sono le caratteristiche che preferisco di me. Per cui da una parte, secondo me, è inutile dire: oddio, cavolo, mi è successo questo, mi è successo quest'altro, tanto ce l'hai, quindi non è che puoi fare sto granché, e in realtà prendere tutte le cose più positive che questa cosa ti ha dato nella vita, nel rapporto con gli altri o nel rapporto con te stesso, questo sì, sicuramente. Hai avuto mai il desiderio di avere i capelli, ma giusto così per curiosità, per capire cosa... Allora, anche su questo ci ho riflettuto, perché in effetti non ci penso mai un granché. In realtà no, nel senso che fino ad oggi mi è capitato una volta, e ora ve la racconto anche, che è successa forse neanche un anno fa. Fino a quel momento lì no, infatti non ho mai voluto mettere parrucche, non ho mai voluto disegnarmi le sopracciglia, perché appunto non ci sono neanche quelle. Perché veramente, cioè, avere i capelli, come dicevo all'inizio, potrebbe essere un trauma, perché io da quando ho 4 anni mi vedo così, io sono così, Jean, così, non so come spiegarmi, non vorrei essere troppo ripetitiva, però anche per esempio quando le ragazze, un'altra domanda che mi fanno spesso è: perché non ti disegni le sopracciglia? La risposta è sempre: perché comunque le sopracciglia, per la fisionomia del viso, per l'espressività, sono tipo importantissime, cioè sì, proprio ti cambiano lo sguardo. Sì, sì. E quindi disegnarmele proprio, cioè ti guardi e dici: ma sono io quella o è un'altra persona? Per cui ho sempre preferito piuttosto essere guardata un po' di più, piuttosto che poi sentirmi invece diversa rispetto a quello che io sono. Sempre per quanto riguarda invece parrucca, non parrucca, capelli, non capelli, sicuramente in alcune occasioni fa comodo. Anche per esempio una cosa stupida, ma le persone in effetti che non hanno questa cosa non ci possono pensare, in discoteca, quando sei in un locale comunque molto affollato, tutti appiccicati e non sai chi c'è dietro di te. A me è capitato anni 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 fa che ero in questo locale,
E qualcuno, non ho mai saputo chi, nel senso che non ho mai visto la persona in faccia, ha proprio cercato di togliermi la fascia. E quella è stata, credo, tipo uno dei traumi più grandi della mia vita, anche se poi alla fine non me l'ha tolta, ma proprio solo il gesto e sentire che comunque qualcuno ci ha provato, a qualcuno è venuto in mente, che voglio dire, ma che stai bene? Però invece, vedi, a qualcuno viene in mente, e quella è stata una roba che proprio mi ha... Cioè, ho detto, ma veramente, cioè, stiamo bene, perché poi... Comunque 5 anni fa io avevo 15 anni, per cui ero molto diversa rispetto a quello che sono adesso, rispetto alla conoscenza che ho di me. Per cui in realtà, cioè, se uno mi avesse tolto a quel tempo la fascia così davanti a tutte comunque quelle persone, insomma, mi avrebbe fatto un certo problema sicuramente. Ma adesso tu ti senti, con la fascia ti senti più protetta? Come vivi il fatto di metterla e di non metterla? Esci sempre con, esci senza... Allora, appunto, come dicevo prima, era nato per un fatto di salute, nel senso di sta cura che facevo. Con il tempo in realtà è diventata sia appunto look che mi piace, come anche i turbanti così, sia è diventata un fatto pratico, perché comunque d'estate, dato che io odio la crema, nel senso proprio la crema, cioè la crema e idratanti proprio sono pazza, me le metto sempre, però... Le creme solari proprio le odio, infatti adoro quegli spray che ci sono in America, tutti che tu metti e non devi più spalmare niente, quelli proprio sono la mia vita, perché la crema solare è proprio una roba unta, mi dà fastidio, per cui io... Perché non ne conosci di migliore, mia cara. Forse sì, allora me le insegnerai. E quindi io piuttosto che mettere la crema solare veramente farei di tutto, e dato che ho la pelle chiarissima, non mettere la crema solare, cioè, non posso farlo. Per cui la testa... Ancora di più, dato che non ho mai preso comunque sole in testa in modo, diciamo, importante, sia perché molto sensibile, molto di più del viso, molto di più di qualsiasi altra parte del corpo. Anche chi ha i capelli deve a un certo punto mettersi il cappellino, perché sennò prende un'insolazione. Quindi figuriamoci io, che sto tra l'altro, per esempio, in Sardegna, dove vado sempre, è sempre una vita molto frenetica, per cui esci di casa, vai in spiaggia, allora poi vai su al bar, allora intanto ti fai il bagno e poi esci, poi allora ti prendi un po' il sole, poi vai al bar, cioè... È una cosa molto che non stai mai fermo e non stai mai all'ombra, mai. Ormai è diventato anche un fatto di comodità ed è stato quindi un fatto di protezione, perché poi mia mamma a volte, quando girava senza, anni fa, si è presa un'insolazione clamorosa, tra l'altro col suo fidanzato dei tempi, facevano i fighi, andiamo in moto senza casco, perché vabbè, erano altri tempi, ed estate così, tutti belli, felici, poi si sono presi un'insolazione con la testa ti diventa una specie di... cratere. Tipo i Simpson, esatto. Un cratere, dici, ma che cavolo! E poi sono anche lì freddolosissima, per cui d'inverno, vabbè, a parte che la fascia chi se ne frega, però giro sempre con cappelli, anche lì ho cappelli di 8000 colori. Questa è un'altra domanda che mi fanno un sacco di persone: dove compri i tuoi cappelli o le tue fasce? Ce ne fai vedere un po' alcune che hai? Allora, qua ho portato in realtà i tipo dei turbanti, perché sono più colorati e sono più fighi. Però di fasce ho tipo qualsiasi colore, ho la fascia, vabbè, nera, bianca, rossa, tutti i colori primari. Dei turbanti tendono comunque sempre a prendere molta ispirazione comunque sull'Africa. Questo per esempio, che sono tutti... No, questo qua, scusatemi, è doppio, nel senso che puoi metterlo sia da questa parte, che ha tipo questa texture molto, secondo me, autunnale, su colori un po', capito, marrone, nero. Quindi puoi metterlo da questa parte, oppure puoi metterlo dalla parte, insomma, del nero. Senti, ci dai poi magari dei siti... Sì. Affidabili, che ti piacciono, che magari possiamo aiutare qualche ragazza o ragazzo che vorrebbe comprare, dove compri tutte. Eh sì, perché cose. In effetti non è così, cioè non è che giri per i negozi e vedi turbanti comunque così. Tra l'altro questi là sono comodissimi, perché voi non lo potete vedere, ma dentro ha un ferretto, per cui in realtà tutte lo dato che all'inizio io mettevo turbanti invece di questo genere, quindi questo qui in realtà è un pareo, quindi le sciarpe le mettevo a turbante, e molte persone mi chiedevano: scusami, ma come fai a farli? Perché in effetti non è proprio facilissimo. Questi appunto sono meno pratici, che non hanno niente dentro. Questi invece, come anche gli altri due che adesso vi faccio vedere, hanno appunto, cioè, se io lo piego così, vedete, ha la forma, perché ma ha dentro un ferretto. Ok, ma da friend!
E quindi questi sono veramente comodissimi. Poi appunto c'è tipo questo qua, che invece anche lì è un... Questo qui invece ha sempre uno stesso colore da entrambe le parti, però vedete anche questo qui, cioè sta tipo in piedi, capito? Ah, ecco. E quindi no, sì sì, assolutamente, dopo vi dico i nomi così. Invece per quanto riguarda le fasce, perché anche quelle lì... Ah, aspettate, questo è un altro strafigo secondo me. Molto bello. Molto in tinta con lo sfondo. Yes, ci piace. Un'altra domanda tipo molto frequente è appunto invece delle fasce, quelle fatte così, insomma, più normali, più pratiche, perché queste qua sono molto facili da mettere, vabbè, poi ormai proprio ficchi e sei a posto senza specchio, però dietro qua, se lo vedete, ha un elastico e questo elastico praticamente riesci a mettere tutta la fascia dentro in modo che ti resti bella, bella fissa senza che succeda niente, senza che, non so, ti metti il cappello e togli, senza che nessuno si possa fare alcun tipo di problema. Sono comode perché hanno, col tempo ho imparato vari trick, cioè la cosa più comoda è avere l'elastico più alto rispetto a quelli insomma più bassi, perché è più solida e appunto riesce a mettere tutta la parte di fascia che avanza dentro e quindi non scende niente. E quindi sono più comode. Invece per questi io col tempo le avevo trovate all'Isola d'Elba in un negozietto fighissimo, perché qua sono comunque tutte di cotone con una parte di tessuto elasticizzato, perché comunque deve essere comunque pratico e deve adattarsi comunque alla testa, perché già se è un attimo più elasticizzato, se già un attimino con troppo cotone in più già sono sbagliate, quindi è anche difficile scegliere la stoffa corretta. E quindi col tempo mi sono affidata a questa signora che fa la sarta, e col tempo le ho insegnato come volessi le mie fasce. Infatti lei ormai vai lì e c'è il mio sacchettino proprio Eugenia con dentro tutte le mie varie fasce vecchie, quindi quelle che vengono prese tipo esempio, che sono macchiate, che sono rotte, perché col tempo poi si rompono, specialmente qua, perché a furia di magari tirarle giù e sistemartele, dopo un po' con le unghie si rompono, dopo anni però, o comunque si rovinano, nel senso che col tempo io ci faccio il bagno, le metto... Ma questa sarta è di Milano? Questa sarta è di Milano, sì. Infatti due mesi fa più o meno ho conosciuto questa ragazza di Firenze che aveva la mia stessa patologia, è venuta a Milano, le avevo indicato questa sarta, lei è andata da questa signora e lì c'era già il mio sacchettino, quindi è stato perfetto, si è provata una delle mie fasce vecchie, gliela ha fatte, magari le aveva la testa più piccola, la testa più grossa, non lo so, e quindi gliela ha sistemate, e mi ha scritto questa ragazza 2 settimane fa più o meno, dicendomi, mandandomi una foto, dicendomi che le era arrivata sta fascia e se l'è fatta fare bianca e rosa antico, se non sbaglio. Super consigliata, super consigliata. Non ve lo scrivo sotto perché è proprio il suo numero di telefono, però se avete bisogno mi scrivete, io vi do il suo numero, per fatto di proprio correttezza, certo. Perché e lei tanto è super disponibile, super carina, quindi basta chiamarla, glielo dite di Eugenia, almeno lei sa che sono le fasce, e quindi è una cosa secondo me molto molto facile, molto facile per quanto tutti. Quanto costano queste qui? Costano tanto, tipo che so, 50? No, costano secondo o 15 o 20 euro, io ormai non ci faccio neanche più caso perché poi ne prendo a palate, quindi do tutto in una volta. Senti, ci sono degli influencer, delle persone che ti hanno ispirato in questo tuo percorso anche per quanto riguarda l'estetica, perché ci hai raccontato prima che a differenza di tua mamma tu sfoggi molto di più turbanti e fasce. Allora, così su due piedi no, perché sia perché comunque è un po' difficile trovare persone tipo appunto senza capelli, che quindi cercano un qualcosa di diverso rispetto a quello che possono essere i capelli. Ma sai che non lo so, perché le fasce veramente sono nate in un modo, cioè non so neanche come, appunto non ti saprei dire, quindi quelle sono sicuramente nate da me, cioè non l'avevo vista addosso a nessuno, anche perché ai tempi mi ricordo che vendevano nelle bancarelle o nelle varie cose le fasce, ma avevano la lunghezza, non era tutta la testa ma era tipo fino solo a qui, quindi certo. Per le persone che avevano i capelli. In realtà non mi viene in mente nessuno. La cosa bella secondo me è che ormai adesso, tipo, io conosco queste due pagine che appunto poi vi indicherò, che fanno questi turbanti tipo questo qui, quello quadrettatino è di una pagina, invece gli altri, questi due, sono di un'altra pagina,
sempre di Instagram. Vabbè, questa in realtà la conosco poi di persona, invece questa qui no, ma è stata carinissima. Quando le persone le comprano i turbanti, lei poi regala altri turbanti con il ricavato poi che ne ha fatto alle persone che magari ne hanno bisogno, o comunque che possono avere anche lì un tumore o un'alopecia o qualsiasi, una calvizie semplicissima. Per cui ci sono ormai comunque anche lì con i social, così finalmente possono essere comunque qualcosa di utile e più immediato, perché anche lì basta che scrivi turbante, ti escono mille opzioni, oppure parrucche. Ormai ho visto che di pagine di parrucche, wig, sono, è pieno. Per cui anche lì hai proprio, secondo me, l'imbarazzo della scelta rispetto a quello che poteva essere, non so, mia mamma, ai tempi dei tempi, che doveva magari farsi delle parrucche, che tra l'altro costano un botto, quelle fatte in modo... con i capelli veri costano tantissimo, per cui magari non tutti se le possono permettere. E adesso comunque con il fatto di esserci tutte queste pagine che fanno comunque delle parrucche che, cioè, belle, nel senso che non noti comunque che sia una parrucca, che sono fatte in un certo modo anche l'attaccatura, perché ci sono varie cose che uno che magari non ha mai indossato la parrucca non nota. Ormai i social hanno aiutato, perché è tutto più immediato, fai una ricerca, trovi tutto, tranne appunto queste fasce che in realtà non si trovano così spesso, quindi quelle sono la cosa più difficile. Allora, il rapporto con i ragazzi, perché questo è un tema secondo me un po' tabù. Perché sì, con il discorso che comunque non hai i capelli, i ragazzi magari potrebbero farsi dei problemi. Quindi, visto che ci aveva già scritto una ragazza in merito a questo argomento, qual è il rapporto che tu hai avuto durante la tua adolescenza con il sesso maschile? Perché tu hai un ragazzo, giusto? Sì, ok. Sì. E però prima di lui ci sono state altre cose, cioè altre, diciamo, esperienze che, vabbè, in confronto non sono niente, però comunque fanno parte del tuo bagaglio di esperienze. E in realtà anche lì non ho mai avuto, grazie a Dio, dei, tra virgolette, fidanzati o comunque delle persone con cui mi frequentavo dei problemi da questo punto di vista, sia perché comunque non si entrava mai, cioè dato che le relazioni non duravano tanto, non si entrava mai proprio nel profondo della fino in fondo nel profondo della persona, per cui anche semplicemente il dormire insieme o il fare una vacanza insieme, quindi viversi proprio nella vita, nel quotidiano, diciamo che forse non era mai avvenuto. Se non magari in qualche camp estivo, dove figurati riscattano sempre i primi baci, così, le prime esperienze, se non quegli avvenimenti lì non ci sono mai state relazioni importanti o frequentazioni importanti. Poi che il sentimento fosse forte è un'altra cosa, però sempre per quanto riguarda i capelli ne parlavo sempre, perché per me non è mai stato un problema, anche se secondo me un altro problema che andrebbe un po' superato è il fatto che la gente ti chiede poco. Quindi se io magari ho degli amici che non mi hanno mai chiesto niente dei capelli, e comunque, cioè, ti fa pensare, dici, ma cioè, qual è il problema? Ripeto, è una cosa normalissima, perché veramente i problemi sono altri, per cui secondo me è meglio sapere che non sapere. Per quello che io appunto sui social cerco di utilizzarli nel modo più un po' più diverso rispetto a quello che purtroppo è usuale, perché ormai vengono usati per delle robe drastiche. Mm-hmm. Cerco sempre di usarli comunque per dare degli spunti a delle persone, non per insegnare, però giusto per buttare lì un sassolino che le persone possono prendersi e possono poi sviluppare nei modi più differenti e più, con più immaginazione possibile, perché finché uno comunque non sa, e comunque l'alopecia è una patologia comunque non tanto conosciuta, perché uno non viene presa tanto in considerazione perché non causa problemi alla salute, e quindi ci sono malattie molto più importanti di cui parlare. E per di più non ha grandi cure, quindi non ci sono grandi scienziati o grandi medici che cercano dei rimedi a questa patologia, proprio per il motivo che vi ho appena detto, perché danno priorità a quello che può essere, per dire, un tumore o delle cose molto più gravi. E io sono in realtà d'accordo con questa cosa, perché finché uno comunque non ha i capelli, quindi ha tutti i problemi dal punto di vista dell'autostima possibili, è un conto, però appunto parlare di persone che hanno un sacco di problemi che causano delle cose gravissime dal punto di vista della salute è proprio un'altra cosa. Secondo me è molto utile usare comunque i social
ma anche, anche lì, non per forza se hai tanto seguito, anche se ne hai poco, perché se uno continua a dire che 100 persone non fanno la differenza, ovviamente non si arriverà mai a una svolta, per cui già se hai 100 persone che ti ascoltano, tu glielo dici, se ne hai 3 glielo dici comunque, e quindi devi sempre cercare di sensibilizzare le persone a quello che tu hai, perché almeno uno troverai meno problemi tu nella vita, perché la gente conoscerà quello che hai. Due, ti faranno meno domande, quindi devi star meno lì a fare la pappardella ogni volta, sia perché comunque in realtà con il tuo racconto e il tuo raccontarti stai aiutando molte altre persone che magari non hanno il coraggio di raccontarsi o che non hanno voglia, per dire, o che non hanno la possibilità. Per cui secondo me è sempre meglio parlare piuttosto che far finta di niente o tenersi tutto per sé. Usiamo sti followers, se ci sono, per qualcosa di, non so, di utile, secondo me. Infatti per quello che io apprezzo Loretta, perché Loretta fa delle cose intelligenti, finalmente. Ed è una, credo, forse l'unica che ho beccato su internet che fa delle cose con i contro, diciamo così, perché cavolo, cioè... E dai, fammo qualcosa di utile. È ora un po' di cambiare, tutti, soprattutto in Italia, che in realtà è un paese chiusissimo, di un attimo aprirci di più, assolutamente, di conoscere e di svegliarci. C'è qualcosa che ti senti di dire a... Perché allora a me ha scritto più di una ragazza. Ragazzi di questo programma non ne ho mai riscontrati. Però ecco... In particolar modo le ragazze, perché forse dal punto di vista estetico colpisce un pochino di più, perché il capello e la donna sono strettamente correlati, sì. Ok? Allora, se c'è qualcuno magari che ha la tua età oppure più grande, che sta attraversando un momento di perdita di capelli, non per forza di alopecia, perché anche la perdita magari di capelli può scaturire dell'insicurezza, c'è qualcosa che tu ti senti di dire a queste persone? Anche lì cercare di non ascoltare tanto quello che la gente dice, perché come io dico sempre è la gente che ti causa i problemi e non sei tu in realtà a crearteli, quindi spesso se le persone hanno un problema è perché la gente glieli crea. Secondo me la prima cosa è bisogna proprio riflettere su quello che si è, di incominciare a conoscersi, dico per chi appunto soffre di qualcosa, di incominciare a riflettere su quello che si è e di quello che si è senza appunto capelli o con i problemi che si hanno, e cercare di trovare quelli che sono invece i lati positivi della cosa e che cosa questa malattia ti ha dato nel corso degli anni, perché appunto io ripeto, non sarei quella che sono se non avessi avuto questa malattia. Secondo me se non hai una grande consapevolezza di te e se non ti trovi bene con la tua persona, è difficile comunque avere una relazione con gli altri in modo corretto, in modo sereno. Criticare tutte le persone, qualsiasi persona sia, senza capelli, con 100 brufoli in faccia, con qualche chilo in più, di un altro colore di pelle, perché anche lì immagino ci siano comunque vari problemi ancora oggi nel 2018, di smetterla, e invece per le persone colpite di fregarsene, perché secondo me devono incominciare a capire che non bisogna dare più tanto peso alle persone che ti insultano. Uno, perché perdi un sacco di tempo e la vita è breve, io lo dico io che ho 20 anni, infatti è un po' triste, però cavolo, cioè se uno deve stare lì a rispondere a tutte le critiche, a tutti i commenti negativi, uno non finisce più e perde un sacco di tempo che potrebbe utilizzare in cose molto più produttive. Allora io ti ringrazio, Jill, grazie, a te. Grazie per questa chiacchierata. Ragazzi, mi raccomando, seguite Jean, perché è una ragazza molto molto interessante, ha tante cose secondo me da insegnare anche alle persone che non hanno la alopecia, nonostante la sua giovane età, ha un bello spirito e... Carrozzire. E quindi sì, seguitela, perché sicuramente vi può serenare, vi può rallegrare le giornate, è un bello spirito, ripeto, c'è una bella aura intorno a lei, e quindi come piace a me, come ho cercato di farvela conoscere, spero che la possiate conoscere più a fondo per l'appunto seguendola sui suoi social, e quindi vi lascio i suoi link qua nel box in descrizione. Thank you. E niente ragazzi, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scriviamo tutti quanti hashtag Jean.
non l'alcolico, però. Niente, cara, grazie mille di essere stata ospite qui al Diversity. E niente, spero di poterti ospitare nuovamente per qualche altro contenuto. Volentieri. Un bacio grande. Ciao.